In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Palermo, sezione seconda, all'udienza del giorno 20 aprile 2018, ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza. Visti gli articoli 533, 535, Codice Procedura Penale, dichiara Bagarella Leoluca e Cinà Antonino colpevoli del reato loro ascritto al capo A della rubrica. De Donno Giuseppe, Mori Mario e Subranni Antonio colpevoli del reato loro ascritto al capo A della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'articolo 61 numero 2 codice penale, limitatamente alle condotte contestate come commesse sino al 1993. Dell'Utri Marcello, colpevole del reato ascritto al capo A della rubrica, limitatamente alle condotte contestate come commesse nei confronti del governo presieduto da Silvio Berlusconi. Ciancimino Massimo, colpevole del reato ascritto al capo E della rubrica. Condanna Bagarella Leoluca Biagio alla pena di anni 28 di reclusione. Cinà Antonino, Dell'Utri Marcello, Mori Mario e Subranni Antonio, ciascuno alla pena di anni 12 di reclusione. De Donno Giuseppe e Ciancimino Massimo, ciascuno alla pena di anni 8 di reclusione, nonché tutti al pagamento delle spese processuali. Visti gli articoli 28, 29 e 32 Codice Penale, dichiara Bagarella Leoluca Biagio, Cinà Antonino, De Donno Giuseppe, Dell'Utri Marcello, Mori Mario, Subranni Antonio e Ciancimino Massimo interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.